Cari amici di Safe Drive, benvenuti nei nostri studi. Si apre oggi un nuovo imperdibile appuntamento con la vostra guida ai motori preferita. E già in questa prima parte di puntata vi regaleremo tantissima adrenalina. Grazie a un servizio realizzato a bordo della sportiva Renault Megane RS, provata in Spagna a Jerez de la Frontera. Spazio poi ad una vettura dedicata invece ai grandi viaggi in famiglia all'insegna del comfort a bordo. E mi riferisco a Ford S-Max, testata durante la prova della settimana nella lussuosa versione vignale. Ma questo è soltanto l'inizio, perché durante la prossima mezz'ora vi regaleremo tantissime altre emozioni. Via! Finalmente è nata la nuova Megane RS 280, ultimo progetto Renault nel campo delle hot hatch più spinte. Una due volumi tanto cattiva da garantire adrenalina pura a chi si mette al volante e grandi doti dinamiche. Safe Drive, per capire tutto il potenziale di questa race car da strada, è andato sul circuito spagnolo di Jerez, dove è stato possibile testare a fondo le sue capacità e soprattutto scoprire le tante novità introdotte dal team di Renault Sport in un ambito di grande sicurezza. Per prima cosa è stato analizzato il motore, tutto nuovo, un 4 cilindri benzina 1.8 abbinato a una turbina twin scroll capace di assicurare una coppia massima di ben 390 Nm spalmati tra i 2.400 e i 4.800 giri al minuto e di sviluppare 280 cavalli. Un modello disponibile in due versioni, Sport o Cup, con differenti configurazioni di telaio, sospensioni e differenziale autobloccante. Quest'ultimo disponibile solo sulla Cup con cambio meccanico a 6 marce. In alternativa al manuale è presente come sempre un automatico a doppia frizione, molto veloce e preciso, utilizzabile attraverso i pedal al volante. Una novità interessante è il 4Control, che trasforma lo sterzo in un bisturi per percorrere traiettorie perfette. Come funziona? Alle basse velocità le ruote posteriori ruotano inversamente a quelle anteriori, aumentano il raggio di sterzata e rendono la Megane particolarmente agile. A velocità più sostenute, invece, sono le ruote posteriori a sterzare leggermente nella stessa direzione di quelle anteriori, conferendo stabilità e una maggiore sensazione di controllo, soprattutto nella guida più impegnata, come si può appunto verificare nell'uso in pista. Le diverse configurazioni di guida sono facilmente gestibili attraverso lo schermo da 8,7 pollici al centro della plancia. È così possibile configurare la Megane RS a proprio piacimento, decidendo il livello di rigidità delle sospensioni, la sensibilità dello sterzo e l'erogazione della potenza. Configurazioni che raggiungono la massima espressione di sportività solo quando si attiva la modalità race. A questo punto l'auto è pronta per scatenarsi. Tutta questa tecnologia e aggressività è stata tradotta esteticamente in forme sexy e dinamiche, con carreggiate ancora più larghe, sull'asse anteriore 5 cm in più, che diventano 4 sull'asse posteriore, e passaruota più ampi, in grado di ospitare ruote 235-40 su cerchi da 18 pollici. In alternativa sono disponibili come optional i cerchi da 19 con gomme da 245-35. Il posteriore, invece, è caratterizzato dal classico spoiler RS e dal grosso terminale squadrato al centro dell'estrattore. Tutto questo pacchetto tecnologico si traduce in prestazioni spettacolari, con una velocità massima di 255, un'accelerazione di 5,8 secondi da 0 a 100 e un consumo medio dichiarato di 7 litri per 100 km in ciclo combinato. La Megane RS costa da 35.350 euro. Amici di Safe Drive, oggi conosceremo meglio assieme Ford S-Max nella sua versione connotazione davvero più prestigiosa, ovvero quella vignale. Per chi non lo sapesse o semplicemente non se lo ricordasse, vignale è un nome davvero altisonante nella pur prestigiosa storia delle carrozzerie italiane. Spendiamo dunque due parole che guardano la storia del marchio. Alfredo Vignale fonda la sua carrozzeria nel 1946, nel 1973 diventa di proprietà Ford. Dovevamo aspettare il 2013 per vedere il marchio Vignale su un'auto destinata alla produzione, allora si trattava della Ford Mondeo.
Oggi abbiamo visto anche S-Max si freggia di questo importante nome. Possiamo notare eleganti inserti in alluminio, in nero satinato, cromati, tutto per ingentilire una forma che è piuttosto massiccia. Ricordiamo un volume lungo 4,90 m che deve ospitare ben 7 posti. I designer hanno accettato questa sfida di rendere più snella, almeno nell'aspetto estetico, questo volume, e secondo noi una sfida assolutamente riuscita. Ma sono gli interni in questa versione vignale che fanno davvero la differenza. Troviamo per esempio il rivestimento in pelle della plancia con pelle pieno fiore, doppia impuntura di fattura artigianale. E per quello che riguarda la serelleria abbiamo due opportunità: una versione ebony scuro oppure il cashmere chiaro. Quello che vedete in queste immagini, che secondo noi è particolarmente elegante ed aiuta a rendere anche più luminoso tutto l'interno. S-Max veramente vanta una lista lunghissima di sistemi elettronici per migliorare la sicurezza della guida, quindi ausilio alla guida, ma anche il comfort e il piacere della guida. Vogliamo ricordare per esempio il nuovo Ford Sync 3, che permette il controllo di tutti i dispositivi di bordo dal display centrale, poi ancora la regolazione automatica intelligente degli abbaglianti, il sistema di precollisione che è in grado di rilevare la presenza di auto o addirittura pedoni, e infine ricordiamo l'Active Park Assist. Questi sono solo alcuni esempi di quello che può fare questa S-Max, ma la lista è davvero molto lunga. Invece che raccontarvi dettagli più tecnici, preferisco questa volta parlare della sensazione che si prova stando alla guida. Tutto si traduce in una parola: comodità. Beh, tanto spazio, sedute assolutamente comode, abbiamo anche la possibilità dei massaggi, enorme da visibilità. E poi scordatevi le vibrazioni. E tra l'altro sembra di viaggiare su un cuscinetto d'aria grazie alle sospensioni controllate elettronicamente. E poi non possiamo dimenticare il cambio, questo Power Shift a 6 rapporti, che gestisce assolutamente bene i 180 cavalli di questo 2000 TDCI, disponibile anche con 4 ruote motrici. In conclusione possiamo affermare che questa vettura è una vettura particolarmente indicata per chi ha una famiglia numerosa, ha bisogno di spazio e di praticità, ma non vuole al contempo rinunciare al lusso e all'eleganza. A questo punto non ci resta che ricordare il prezzo: questa versione 2000 TDCI, 180 cavalli con Power Shift, due ruote motrici, naturalmente versione vignale, costa 48.250 euro. L'intrigante DS7 Crossback approda nei nostri studi per la prima volta e a parlare di tutte le sue qualità il nostro ospite in studio. Una vera anteprima qui negli studi di Safe Drive, anteprima perché non è ancora disponibile sul mercato, ma lo sarà a brevissimo. Prima di andarla a scoprire insieme vado a introdurre il nostro ospite Francesco Calcara, Brand Director di S Italia. Buonasera. Buonasera a voi. Dicevo una vera anteprima, Francesco, perché qui in studio abbiamo la DS7 Crossback che arriva sul mercato italiano il 10 e 11 marzo con il primo weekend di porte aperte, anche se in realtà avevate già iniziato una sorta di commercializzazione, come spesso fanno i costruttori negli ultimi anni, attraverso una fase, diciamo, di prelancio durante il web. Intanto ti chiedo com'è andata questa fase di prelancio che è avvenuta tra aprile e dicembre del 2017 e quali sono le aspettative per un modello che chiaramente inaugura un nuovo corso. Super DS. Assolutamente corretto. L'open weekend sarà il 10 e l'11 marzo, ma abbiamo cominciato la commercializzazione della DS7 Crossback nella serie limitata, la Premier, a partire dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2017. La vettura potrà essere ordinata esclusivamente online, lasciando una caparra e perfezionando poi l'acquisto presso i nostri DS Store o Salon a partire dal mese di ottobre. Risultati assolutamente incoraggianti, circa 30 le unità vendute solamente nella versione limitata. Il successo del modello in questa fase appunto di prelancio sta riscontrando l'apprezzamento del pubblico italiano. Siamo veramente molto fiduciosi e l'ambizione del marchio è che la vettura non solamente dia inizio appunto alla nuova era dei prodotti DS, ma sia anche l'inizio del rilancio del marchio DS in Italia. Certo, parliamo giustamente di nuova era. Io farei un attimo
Un passo indietro, perché la storia di DS è una storia molto particolare, no? Perché è un brand che prende ispirazione chiaramente dalla vicinanza con Citroën, chiaramente però reinterpretando in una chiave totalmente innovativa e anche differente rispetto appunto a Citroën i propri prodotti. Però DS in realtà come modello esiste nella storia dell'automobile da tantissimi tantissimi anni. Assolutamente, DS nasce oltre 60 anni fa, fu una macchina iconica e innovativa che rivoluzionò il mondo quando fu presentata al Salone di Parigi del 55. Oggi DS con la nascita di un marchio completamente a sé stante, quindi il marchio premium all'interno del gruppo PSA, vuole riportare quelli che erano, non solo da un punto di vista di stile, dal punto di vista di cura del dettaglio, quindi il savoir-faire francese, tipico soprattutto delle maison di lusso parigine, ma anche con tanta tecnologia vuole un pochino ripercorrere quello che 60 anni fa fece appunto la famosa DS Pallas. Senti, il mercato è sicuramente in tutti i segmenti molto competitivo, l'offerta tecnologica da parte di tutte le aziende costruttrici è di livello alto, però in questo frammento di mercato che è quello dei SUV vi andate a scontrare soprattutto con un posizionamento direi di alto di gamma con dei colossi, no? Non è una sfida facile. No, la sfida non è assolutamente facile, ma proprio per questo è ambiziosa e sfidante e ci piace raccoglierla. Ci piace raccoglierla appunto credendo non solamente nella forza del prodotto, ma creando proprio una strategia che si basa fondamentalmente su tre pilastri. Il primo appunto abbiamo detto è il prodotto, il secondo è una rete esclusiva e dedicata. Nell'anno del 2018 vedrà la nascita di 38 tra DS Store e DS Salon, quindi concessionari indipendenti dai marchi precedentemente commercializzati per dare quell'esperienza premium anche al cliente che viene appunto da altri marchi premium. E ultimo ma non ultimo, parlando di esperienza, quindi non solamente di prodotto, non solamente anche dell'hardware, ma anche l'esperienza only you, che è quello, è il modo di interpretare la customer experience da parte di DS Automobile. Torniamo a DS7 Crossback, che è il cuore pulsante di questa chiacchierata, SUV dalle buone dimensioni, perché parliamo veramente di un... È un SUV di segmento C che in realtà è il più grande del suo segmento. Diciamo che a livello, se parliamo di dimensioni esterne, siamo quasi alla soglia di un segmento D. Il SUV in se stesso ha delle forme molto statutarie, molto importanti, imponenti, ma che allo stesso tempo, grazie alle linee, sono molto fluide. Anche le ampie carreggiate danno questo senso di potenza e di essere molto ben posizionata sulla strada. Ma è all'interno che forse i nostri ingegneri hanno espresso il massimo appunto di quello che è il gusto francese. Solo per darvi un'idea, sull'allestimento opera, sull'ispirazione opera, abbiamo addirittura 25 metri quadrati di pelle, quindi la cura di ogni singolo dettaglio viene esaltata al massimo. Solo per darti l'ultimo riferimento, invece del classico orologio digitale abbiamo addirittura un cronografo BRM analogico con sistema rotativo che all'accensione della vettura dà quasi il benvenuto al pilota. DS7 oggi monta un sistema di sospensioni che quindi non solo per il comfort ma anche per la sicurezza, chiamato DS Active Scan Suspension. La vettura legge preventivamente la strada, si adatta alla tipologia di guida che il driver ha in quel momento per garantirci sicurezza e comfort al massimo. E ricordiamo appunto, come dicevamo prima, un'offerta da un punto di vista sia di allestimenti che di motorizzazioni decisamente ampia. Sì, una scelta di motorizzazioni che partiamo appunto alla base, abbiamo motori diesel Blue HD che sono 180 cavalli, cambio automatico 8 rapporti e 130 cavalli manuale e arriverà nel corso dell'anno anche sul cambio automatico 8 rapporti, due motorizzazioni benzina, 225 cavalli cambio automatico e 180 cavalli manuale e cambio automatico che arriverà da luglio. Fatta quindi la scelta della motorizzazione si passa, a come dicevi giustamente tu, all'allestimento. L'allestimento sono tre allestimenti, fatta anche la scelta dell'allestimento abbiamo quelle che noi chiamiamo le ispirazioni, quindi la vettura ha 5 ispirazioni e on top abbiamo anche la versione performance line, che è la nostra versione sportiva, dove nella parte esterna si vanno a perdere le cromature per avere una parte nera opaca e gli interni sono completamente rivestiti in alcantara. DS7 Crossback è la prima vettura del marchio DS, ma che sarà seguita già appunto nei prossimi mesi da tutta una serie di vetture da qua al 2020. Modello quindi ogni 10 mesi, ma anche una forte presenza nel motorsport, perché da un paio d'anni DS è presente in maniera ufficiale nella Formula E, il campionato mondiale dedicato a vetture solamente equipaggiate da motore elettrico. Al di là di quelli che sono stati i risultati sportivi, quanto è stato importante essere presenti in questa competizione per voi? La partecipazione alla Formula E dico che è stata strategica,
i risultati, che soprattutto da fine della scorsa stagione e in questa stagione sono veramente importanti, importanti anche in termini di sviluppo delle vetture. DS7 Crossback, ti posso anticipare, che nel 2019 verrà commercializzata anche nella versione E-Tense. E-Tense è il modo di essere ibridi, quindi un ibrido plug-in per il marchio DS, 300 cavalli, 220 dati dal motore termico, 80 cavalli, 80 kW dai due motori elettrici che lavoreranno sui due assali, con un'autonomia anche di 50 km in full electric. Tutti i modelli della gamma DS avranno una motorizzazione termica, una motorizzazione ibrida e una motorizzazione full electric. Quindi anche lo sguardo al futuro di DS è quello che praticamente vogliamo ripercorrere oggi, come abbiamo fatto 60 anni fa. Assolutamente. Bene, grazie per essere stato qui con noi e averci portato questa novità che noi qui a Safe Drive non vediamo l'ora di provare dal vivo per raccontarvi poi su strada le nostre impressioni. Questo credo avverrà a breve. D'altronde, come dicevamo all'inizio, la vettura sarà commercializzata a partire dal 10 e 11 marzo. Un ringraziamento quindi a Francesco Calcara, Brand Director di S Italia. Grazie. Grazie a voi. E noi proseguiamo con Safe Drive. Ed eccoci di nuovo insieme per parlare dell'iniziativa Tesser per un giorno, il primo Tesser per un giorno del 2018. La vettura è un'auto davvero che fa impazzire tutti gli appassionati dei motori, soprattutto qui in Italia. Si tratta di Alfa Romeo Giulia. Come sempre sono tre i finalisti, perché è difficile andare a scegliere qual è la persona migliore per testare una vettura e farlo diventare giornalista per un giorno, però purtroppo dobbiamo poi andare a scegliere. Tre finalisti, dicevo, come sempre, che abbiamo scelto noi di Safe Drive insieme ai colleghi di automobilismo del giornale.it e di pitstopadvisor.com. Allora, rullo di tamburi per questo podio in cui la classifica è casuale. Vado ad elencarvi tre finalisti, a partire da Andrea Miranda, che arriva da Novara, 33 anni, è commerciante. E poi Gian Michele Maseri, invece lui è di Torino, 45 anni, editor video, quindi è praticamente un nostro collega. E poi Antonello Sedda, che arriva dalla bellissima Sassari, io adoro la Sardegna, 35 anni, graphic designer. E quindi i complimenti vanno ad Antonello Sedda e noi ti aspettiamo, siamo curiosi di vederti alla guida di Alfa Romeo Giulia, sarà davvero un'esperienza un po' particolare e sono contenta insomma che tu possa viverla insieme a noi. A breve la redazione si metterà in contatto con te per tutta la logistica, quindi complimenti Antonello e ti aspettiamo. La puntata 479 di Safe Drive continua con un servizio dedicato ad una vettura italiana che si è sempre distinta per la sua anima glamour e mi riferisco a Lancia Y, ora in arrivo con tantissime novità. Torniamo poi a parlare invece di versatilità con Opel Grandland X, il crossover della casa di origine tedesca che ha lanciato qualche mese fa e che sta facendo già parecchie conquiste. Vediamo insieme questi reportage. Una conferenza virtuale è stata organizzata per lanciare la famiglia 500 Mirror, lo specchio dei tempi, o meglio una tecnica di comunicazione da terzo millennio per illustrare il modo più intelligente e sicuro di usare il proprio smartphone in auto. E per rendere visibile a tutti questo salto nel futuro, le 500 che montano questo dispositivo oggi si riconoscono per le carrozzerie blu con caratterizzazioni argento. Cos'hanno di particolare le nuove 500 X Mirror, 500 L Mirror e 500 Mirror? Offrono di serie il sistema U-Connect con schermo da 7 pollici a sfioramento, pronto per trasferire tutte le app dal proprio smartphone al display di bordo. Che significa? Semplicemente che non è più necessario trovare un posto dove lo smartphone non cada, che non si corre più il rischio di essere distratti da chiamate, lettura dei messaggi, uso del navigatore, perché tutto passa attraverso lo schermo al centro della plancia. La famiglia delle 500 Mirror costa da 11.700 euro. L'auto novità del 2017 preferita dai lettori di quattro ruote? Senza alcun dubbio è l'Alfa Romeo Stelvio, che ha raccolto il 34,2% dei voti dei lettori.
seguita dalla Range Rover Velar 10% e dalla Toyota CHR 9,2%. Mentre il premio Gianni Mazzocchi, il fondatore di Quattro Ruote, conferito a personaggi innovativi, è stato assegnato alla famiglia Suzuki. Il terzo riconoscimento, il Q Global Tech Award, è finito nella bacheca di un'altra azienda giapponese, la Mazda, per il motore Skyactiv X, che coniuga i funzionamenti dei motori a benzina e diesel. Questi i verdetti del Quattro Ruote Day, che anche quest'anno non ha deluso gli appassionati delle autovetture. Accolti nell'autorevole Unicredit Pavilion di Piazza Gae Aulenti, perfetta fusione tra avanguardia architettonica ed ecosostenibilità, Gianluca Pellegrini, il direttore del magazine, ha inaugurato la giornata rivelando che Quattro Ruote e Generali Assicurazioni formeranno una partnership per creare uno standard di valutazione dei sistemi elettronici di ausilio alla guida, ADAS, Advanced Driver Assistance System. Spazio anche ai videogiochi con Kazunori Yamauchi, creatore del famoso videogioco Gran Turismo, che ha spiegato il nuovo torneo realizzato in collaborazione con Audi e Quattro Ruote. Sono i dettagli che contano. E Lancia Y 2018, in oltre 30 anni di carriera, testimonia la prova concreta di questa teoria. Oggi si rinnova e arricchisce l'offerta con tre interessanti serie speciali: Elefantino Blu, Gold e Platinum. La Elefantino Blu si riconosce per un look total black, che caratterizza la calandra, gli specchietti esterni e l'inserto griglia frontale. Ovviamente, sul montante centrale svetta l'Elefantino Blu. La Y Gold è ancora più raffinata. Le maniglie delle portiere sono cromate e sui nuovi cerchi style da 15 pollici si notano Y argentate a contrasto con il nero lucido. Di serie, radio Uconnect TM con schermo touch da 5 pollici, volante e cuffia cambio in pelle, specchietti retrovisori esterni elettrici, sensori di parcheggio posteriori e terminali di scarico cromato. Infine la Y più lussuosa, senza mai cadere nel pacchiano. È griffata Platinum e si presenta con tanti dettagli cromati e un disegno originale per i cerchi in lega da 15 pollici. Nell'abitacolo domina l'Alcantara. Quale scegliere? La gamma motori soddisfa ogni esigenza. C'è il 1200 benzina da 69 cavalli con cambio manuale, disponibile anche in versione Eco Chic a doppia alimentazione benzina e GPL. E poi Eco Chic benzina e metano, il bicilindrico 900 di cilindrata Twin Air da 80 cavalli. Completa la gamma il 1300 diesel multijet da 95 cavalli a basso impatto ambientale, 95 grammi per chilometro di CO2. Senza se e senza ma, oggi l'auto nuova, di qualunque dimensione sia, deve essere una SUV o perlomeno una crossover, come la nuova Opel Grandland X, che ha uno stile più aggressivo rispetto alla parente più stretta da cui deriva, la Peugeot 308. È dinamica, muscolosa, elegante e non passa inosservata. Si rivela come la crossover ideale per la famiglia, specialmente se a guidarla è lei, che ogni giorno, oltre ad andare al lavoro, scorrazza bimbi e amichetti tra scuole, palestre, parchi. Un'auto per tutte le stagioni, nonostante sia offerta solo con trazione anteriore. Per una vettura che si muove molto in città e poco sulla neve, il grip si trova con i dispositivi elettronici di trazione che frenano la ruota che perde aderenza e le gomme da neve. Importanti sono l'altezza da terra, lo spazio dell'abitacolo, la seduta di guida alta, il look muscle, i costi di esercizio. Grandland X ha tutte queste doti ed è una vettura molto facile da guidare. Lunga 4,48 m, larga 1,86 m, alta 1,61 m, è maneggevole nel traffico della città, confortevole nelle lunghe trasferte. E i due motori che la equipaggiano, il benzina 1200 da 131 cavalli e il diesel 1600 da 120, sono vivaci anche abbinati alla trasmissione sequenziale a 6 velocità, un optional consigliabile, da 1600 euro. Una crossover sicura di notte, grazie ai potenti fari anteriori Full LED Adaptive Forward Lighting, che illuminano la strada garantendo una visibilità eccellente, semplice da parcheggiare con l'assistenza della telecamera con visione a 360 gradi. La strumentazione è analogica,
In compenso, il sistema multimediale comprende già nella versione base le interfacce Apple CarPlay e Android Auto. Non mancano l'hotspot Wi-Fi 4G, il servizio di accesso a internet a bordo e il servizio OnStar. Consente di ottenere l'assistenza 24 ore su 24 di un operatore per informazioni commerciali e turistiche, la localizzazione della vettura in caso di furto e molto altro. Entrambi questi servizi sono in abbonamento, gratuito per il primo anno di vita della vettura. Lo spazio a bordo non manca e il bagagliaio varia da 514 a 1652 litri, secondo la disposizione dello schienale del divanetto posteriore. Quale scegliere? Grandland X viene offerta in tre versioni con la Advance, cioè la meno costosa, che non è certo povera. La Innovation ha un rapporto dotazioni-prezzo decisamente interessante, mentre a chi sulla propria auto vuole avere tutto e di più è destinata la Ultimate. È arrivato il momento del consueto appuntamento con la rivista Automobilismo. Cari telespettatori, buonasera da parte mia e sono davvero contenta di condurre questa intervista perché do il benvenuto a Fabio Madaro, direttore della rivista Automobilismo, che torna a trovarci dopo un pochino di tempo. Ciao Alice, ovviamente grazie a voi per avermi invitato. Mi fa piacere che tu sia tornato a trovarci, anche perché andiamo subito a parlare del fascicolo del mese di marzo che a breve troveremo in edicola. Mi dicevi che in copertina avete la Seat Arona, la vediamo più o meno da un anno perché è stata lanciata nei vari saloni e adesso è in arrivo anche sul mercato italiano. Sì, è una macchina che è stata annunciata nei mesi precedenti, sta arrivando, viene venduta adesso nel concessionario Seat, è una macchina ovviamente che condivide con il gruppo il Pianale, per cui la troviamo declinata anche negli altri marchi, Volkswagen, Skoda, eccetera. Nel caso di Seat, naturalmente, è una proposta così, diciamo, giovanile, secondo quello che perlomeno è lo spirito del marchio. È motorizzata con il turbo diesel di ultima generazione. È una macchina confortevole, va bene, ha un prezzo tutto sommato ragionevole. Poi comunque rimanendo sempre nel settore di vetture versatili ma che interessano diciamo il pubblico più giovanile, avete anche un confronto tra la Volvo XC40 presentata di recente al Volvo Studio anche qui a Milano e la BMW X1. Sì, qui saliamo un po' di livello, siamo sempre nell'ambito SUV, un po' più ovviamente più accoglienti, più care, più tutto. Non vi dico chi ha vinto il confronto, esatto, perché sennò vi rovino la festa. Lo dobbiamo leggere tra qualche giorno. Esatto. Però devo dire che sono due macchine interessanti, sia l'X1 che la Volvo XC40 hanno parecchi argomenti dalla loro. Ovviamente poi sono anche le macchine del momento, mi riferisco alle SUV, quindi è anche forse più facile per un venditore proporre al cliente una SUV. Un'auto del momento che non passa mai di moda, quella del marchio Ferrari, quindi saliamo ancora di più di livello nell'Olimpo. Avete provato, quindi avete la rubrica impressioni di guida a bordo di Ferrari Portofino. Sì, è la nuova California, abbiamo cambiato continente, sono tornati in Italia, l'hanno chiamata Portofino. È un'evoluzione veramente, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista della guida, dei cavalli, della potenza. Naturalmente è la Ferrari, tra virgolette, entry level, anche se è un po' riduttivo definirla Ferrari entry level, ma è una Ferrari, anche qui, sempre tra virgolette, abbordabile, nei limiti del ragionevole, ma ha una guidabilità tipica delle auto del cavallino, per cui è veramente uno spasso guidarla, è molto divertente. Abbordabile dipende un po' da dipende molto dai punti di vista e dal portafoglio, insomma. Però diciamo che dà grandi soddisfazioni alla guida anche la nuova Renault Megane RS, c'è stato di recente un test drive per la stampa, RS della Frontera, siete stati anche voi sul circuito, sì, giusto? Il collega appunto che l'ha guidata, Fabio Suvero, che è anche responsabile delle prove di automobilismo, ha detto del meravigliosamente bene di questa macchina, perché è una hot hatch, come dicono gli inglesi, decisamente coinvolgente, decisamente bella da guidare, specialmente in pista. Ecco, poi una cosa bella della vostra rivista è che fate sempre un pezzo di colore che magari va a raccontare un po' la storia dei vari marchi, in questo caso protagonista è Porsche con i suoi 70 anni. Sì, non potevamo non fare questa celebrazione, è un marchio appunto che compie 70 anni e si parte nel 48 con la mitica prima 356 per arrivare poi negli anni
alle 911 declinate in 1000 versioni e altrettante potenze, passando attraverso macchine appunto più alla moda come le SUV, la Macan, la Cayenne o l'ultima Panamera, anche in configurazione ibrida. Senza dimenticarci che nel 2019 la Porsche debutterà con la prima elettrica super sportiva, diciamo di serie, la Model E, che appunto arriverà nel 2019. E magari anche la Ferrari, diceva Marchionne al salone di Detroit. Però strano vedere queste super sportive che non avranno più il rumore, o forse verrà mantenuto, chi lo sa? Non lo so, io sono anziano, per cui ti dico che è una nostalgia, è un peccato non sentire più certi rumori. Però mi rendo perfettamente conto che il mondo cambia e dobbiamo rendercene conto tutti, per cui se ottieni le stesse prestazioni rispettando l'ambiente, ben vengano. Sono d'accordo con te. Allora io ti ringrazio Fabio, ricordiamo la rivista Automobilismo col numero di marzo, tra qualche giorno in edicola. Si conclude così, amici, la puntata di questa settimana, ma noi ritorneremo tra 7 giorni esatti con altrettante novità. Nel frattempo io vi ricordo sempre che potrete rivedere i nostri servizi sul canale di YouTube Safe Drive Channel e poi rimanere informati su tutte le novità anche sul sito internet www.safe-drive.it. Ricordatevi anche che ci sono notizie sempre caricate anche sui nostri social Facebook, Twitter, Instagram, e quindi seguiteci anche lì, mentre all'indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it potrete scrivere un'email e ricevere tutte le informazioni del caso, e sempre grande attenzione. Io vi saluto, grazie per averci seguito, mi raccomando, tra 7 giorni esatti stesso canale, stessa ora. Ciao a tutti.